Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buonasera. Io sono senza parole, ma ve lo dico con tutta onestà. Sono senza parole e sono anche disgustato da quello che io sto sentendo. Io penso soltanto una cosa, che se Corona avesse fatto il nome di qualche politico corrotto in qualche situazione particolare, oggi nessuno di quelli che stanno parlando in questa maniera di Corona avrebbe detto Corona è un poco di buono, è un bel giudicato, ma come potete prendere dalle labbra di Corona? Io sono sicuro che oggi se Corona toccava un politico, nessuno di voi faceva tutte queste parole idiote. Idiote, perché quando ci sono giocatori che si costituiscono, quando ci sono società che non querelano, ma mi dite che cazzo ve la prendete a fare con questo? Ma me lo dite? Me lo dite? Invece di dire Corona ha ragione. Corona ha ragione, ha quello che dice ha ragione. E andare a colpevolizzare questi merdosi, bimbo minchia, bimbo minchia. Andate a pensare e a dire puttanate su Corona. Non mi piace la gogna, non mi piace questo show. Ma che significato ha? Ma che significato ha? Che significato ha? Qui c'è di mezzo qualcosa, ripeto, di grosso. Di grosso. E Corona, gli hanno messo il tappo in bocca ora. Ora gli hanno messo il tappo in bocca. Gli hanno fatto capire che deve stare zitto. Sotto qualche minaccia particolare. Ne sono sicuro questo io. Ne sono sicuro. Ma qui non è un problema di Corona, porca puttana bastarda. Non è un problema di Corona. Qui è un problema di credibilità in quello che tu hai sempre creduto. Vi ha toccato il calcio, vi ha toccato. E voi state autorizzando a continuare in questa maniera. State autorizzando questo modus operandi. Voi lo state autorizzando, anche perché quello striscione del tifoso, dei tifosi della Venus rappresenta un po' tutto il pensiero di tutti i calciatori. Poi non cercate di prendere per il culo dicendo io sì sono d'accordo qui qua sulla punizione. Voi non la volevate questo. Voi volevate omertà, voi volevate silenzio, voi non la volevate sapere la verità. E state impazzendo perché si portano a Corona con i braccialetti. La verità è questa, paghereste soldi affinché Corona venga portato con i braccialetti. Ma se c'è di mezzo la politica, Corona merita un applauso, Corona merita qua, Corona merita là. Corona è un grande, Corona è vera. Vi ha tolto il giocattolo, vi ha toccato il giocattolo, vi ha toccato. Fate schifo, fate schifo, fate schifo. E ve lo dico con tutto il cuore, ve lo dico. Fate schifo. Perché, ripeto, qui non c'è niente di falso. Io ho visto soltanto dei giocatori andarsi a costituire. Punto. Pagheranno perché è giusto che paghino. Però andare contro, addirittura chi ti ha praticamente detto la verità è qualcosa di allucinante. Cioè io oggi veramente capisco che quando si dicevano quelle frasi fatte, il popolo protesta, non protesta mai, ma se gli tocchi il calcio e finisce alla fine del mondo. È la verità, lo
L'ho capito da questi discorsi che fate, l'ho capito. L'ho capito. Non si può toccare il calcio in Italia. E lo ribadisco. E lo ribadisco, gli hanno messo il tappo in bocca perché ci sono troppi interessi. L'ho detto anche lui. Si fermerebbe il campionato, si fermerebbe la nazionale. Ci sono troppi, troppi, troppi soldi. Troppi. Quindi bisogna chiuderla. Bisogna chiuderla. Ma non prendetevelo con quello. Ripeto, non parlo di Corona esempio. Ma io... Staccate un pochino il cervello da quello che ha fatto. Dalle sue accuse, che poi, ripeto, possiamo anche sindacalizzare anche là. La possiamo anche cercare là, un bel dibattito su quello che ha fatto. Perché io ho visto personaggi, ho visto persone, ho visto donne uccidere bambini, ho visto donne, ho visto figli uccidere padri, e a 16 anni stare fuori, fare libri, andare a Maurizio Costanzo, le ho viste queste cose, le ho viste, le ho viste, i veri criminali, i veri assassini. Merde! Ma se ci è cazzati, fino alla fine Allegri out.